per immaginare che cosa è andato bene. Questa è veramente una banalità da usare con i vostri bambini, i vostri ragazzi. Dimmi che cosa è andato bene e perché. E non solo che cosa è andato bene, che è una bella cosa, ma perché. Il perché non deve essere profondo, reale, oggettivo, obiettivo. Può essere andato bene perché il Signore mi vuole molto bene e quindi è un fatto soprannaturale. È andato bene per mille motivi, non lo so. Però aiutateli a lasciare la serata, la nottata, la giornata nella mente dei bambini con che cosa è andato bene, che cosa vi ha fatto piacere vivere. Come consiglio personale, se volete usarlo, si usa anche per gli adulti. Scrivete tutti i giorni tre cose che mi sono andate bene. Non è che vi dovete vincere la lotteria tutti i giorni, tre cose banali. Ho preso un caffè con un amico, mi ha fatto piacere. Oggi il clima in ufficio era ottimo, mio figlio è tornato con un 10 più, ha preso 6 e prende sempre, di solito prende 2. Non ho idea, cose semplici che vi hanno fatto piacere e possibilmente perché. Voi non ci vedrete, nell'arco di 15-30 giorni il vostro umore cambia. Vi mettete in una modalità positiva, è la caramellina che entra nel vostro cervellino, è l'effetto Tetris che entra nel vostro cervellino, nel mio cervellino, e che cambia tutte queste piccole cose. Sono quelle piccole cose di cui vi accennavo che spesso noi ci dimentichiamo di fare. Con questo www io vi lascio e vi ringrazio di essere stati qui fino adesso.